Buongiorno a tutte. Allora ragazze, inizio di settimana con un bel sole e sono felice di questo, come sempre, perché così ho una bella, bella luce, insomma, che vi può... perché vi devo mostrare qualcosina e quindi è meglio che ci sia la luce. Allora ragazze, io oggi faccio un video che mi ha consigliato una ragazza, una donna, una mamma stupenda. Che è Federica Lui su YouTube, a cui mando un bacio grandissimo. Lei sa che nel mio cuore, insomma, mi sta tanto vicino ed è una delle cose più belle di YouTube, incontrare persone speciali, persone veramente speciali. Allora, lei solitamente, insomma, ha fatto questo video dividendo, no? Che sarebbe appunto, come leggete nel titolo, che cosa troviamo nelle nostre cantine. Nelle nostre cantine, che sarebbero cassetti dove magari mettiamo le cose che usiamo poco, magari le mettiamo via per l'inverno, insomma, che chiaramente è sempre di make-up. Io ho voluto, perché non ho tantissima roba, vorrei, ma non ce l'ho, ho fatto un purpurri, un miscuglio di tutto ciò che, quindi uno smalto, insomma, tante varie cose di make-up che avevo in una valigia make-up, dove solitamente tengo le cose nuove, spugnette, che uso anche per lavoro, quando devo truccare altre persone, pennelli nuovi, insomma, tutte le cose che mi servono, che non sono prettamente per uso personale. Ho sbirciato, come mi aveva consigliato Fede, molto volentieri, perché così infatti ho ritrovato qualcosina che posso utilizzare appunto in questo periodo invernale. Io vi mostro, allora, l'ho messo tutte in questa bustina che mi è arrivata appunto con i prodotti che ho preso dalla neve. Se non avete visto il video, il mio video precedente, appunto la review della palette di Giuliana, che sto amando, voi sapete, il prossimo video sarà un bel tutorial, insomma, natalizio, un po' particolare, non il solito tutorial classico per le feste, ma comunque spero vi piaccia. Allora, io inizio subito con gli ombretti. Allora, prima palettina che ho riesumato dalla mia cantina è questa palettina della Maybelline. Eccola qua, questa la trovate assolutamente ancora in commercio. È la numero 20 Coral Drama. Ok. Allora, troviamo quattro ombrettini molto molto carini. Secondo me questa palettina è anche carina per viaggiare. Allora, cosa mi piace di questa palette? Mi piacciono chiaramente i colori, voi direte, ma va, perché sono colori neutri, colori autunnali, e sono colori che possiamo utilizzare soprattutto la sera, perché sono tutti tutti satinati. C'è il marrone caldo, un aranciato che insomma vira al bronzo, un oro e un beige, un panna molto 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 chiaro. Questa palettina me l'ho proprio dimenticata di averla, sinceramente, quindi grazie Fede che me l'hai suggerito. Sto sbirciata nella mia cantina perché la posso riutilizzare. Bellissimi colori, io soprattutto il marrone, sapete quanto io amo i marroni caldi, e poi hanno comunque una buonissima pigmentazione. Molto molto belli, pagata intorno alle 8 euro, non di più. Quindi se la trovate ve la consiglio, se ce l'avete anche voi riesumatela dall'eterno torpore in cui l'avevamo riposta e niente. Se qualcuno si stesse chiedendo che rossetto indosso, allora è il rossetto dell'Astra che vi ho mostrato precedentemente, non ce l'ho qua. Perché insomma mi sono truccata in bagno, ma comunque è il rossetto Astra della nuova collezione che vi ho mostrato nel video precedente, non in questo, nell'altro ancora. Ragazzi, abbiate pazienza, ma io non sono professionale come tante. Altro ombrettino, in questo caso è un pigmento, questa volta della Essence, questi piccolinetti che trovate ancora. E questo è il 15, il Pure Love. Allora, è il Pure Love. Ecco qua, ho fatto un macello. Ed è
Il colore è molto molto difficile da cogliere, comunque è un bronzo che vi dà il corallo, bellissimo d'estate. Bagnato è fantastico, però secondo me questi ombretti, questi pigmenti della Essence che hanno un'ottima scrivenza, soprattutto da bagnati, si potrebbero utilizzare in queste feste, insomma, come, soprattutto come da mettere all'inizio, nella metà della palpebra mobile, insomma, illuminano lo sguardo ed è un colore prettamente, insomma, prettamente natalizio, tutti questi colori oro, dorati, molto molto luminosi. Costano poco, all'incirca 2 euro e qualcosa, quindi un bel prodotto. Allora, un prodotto che, ragazzi, mi sono fatta la piastra, ma vabbè, che non trovate più in commercio perché era di una collezione limitata, ma sicuramente magari qualcuna di voi l'ha presa e l'ha riposta nella cantina, è questa palettina della Essence, uscita, scusate, nel periodo, credo, del secondo o terzo film, insomma, della saga di Twilight. Io non guardo, non ho mai, forse ne ho visto uno, il primo, ma non mi interessano quei film, non comunque, non, alcuni non conosco. Lisa, ce la puoi fare? Allora, quindi, grande specchio. E questi sono i 6 ombrettini. Clio fece un make-up con questa palettina. E ci sono dei colori che secondo me vanno benissimo. Perché? Qua c'è un rosa chiarissimo. Un grigio che è molto molto bello in questo periodo. Molto shimmer, non è glitterato, è molto satinato. Questo è un nero glitterato, fantastico per la sera. Questo è un colore, diciamo, molto particolare, perché quello vedete verde, però quando voi lo swatchate è un nero verde. Questo è il mio preferito, è bellissimo, ragazzi, bellissimo. Voi dite, che me lo fai vedere a fare se non lo troviamo più? Sì, ma magari qualcuno ce l'ha e non la usava più. E poi c'è il viola, borgogna, che questa non si usa tantissimo. Hanno una buona pigmentazione, secondo me è una palettina molto carina. Se dovete, insomma, se viaggiate, se vi spostate, prendete questa e per la sera vi fate un trucco molto molto carino. Quindi, poi, altro prodotto, questa volta della Kiko, è una matita che sinceramente, ragazze, non trovavo più e sono stata felice perché pensavo di averla persa, chissà in quale borsa. E invece l'ho trovata ed è la 602 delle matite Vibrance e Pencil della Kiko, quelle che hanno anche lo sfumino, che devo dire ha una sua utilità relativa, ma ce l'ha. Ed è un marrone caldo, ovviamente io queste matite le adoro perché hanno una scrivenza pazzesca, sono molto 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 morbide, si sfumano, quindi potete, io questa la uso spessissimo come base, la sto riutilizzando. Queste matite della Kiko mi piacciono tanto. La rima interna dura pochissimo, a meno che non le fissiate con un ombretto, perché la loro cremosità comunque non consentono una durata estrema. Quindi, però, fissate, vi garantisco che hanno una buona tenuta. È la 602 ed è la numero, appunto, 602, no, no, matita Hooky Crayon Yax, no, forse il colore. Comunque la 602 credo che siano nella linea permanente delle matite di Kiko, non lo so. Comunque è una buonissima matita, ma ho sentito in varie review che comunque sono molto molto buone, quindi insomma ve la consiglio e me la consiglio, insomma, di riutilizzarla. Altro prodotto, questo gel eyeliner, appunto, della Essence, che credo si trovi ancora da qualche parte perché credo che facciano parte della collezione permanente, ed è un bellissimo verde. Allora, è un verde bosco con leggermente riflessato, come potete vedere, tono su tono, però non ha riflessi duochrome, riflessi che virano un altro colore. È un bel verde di base scura che ha dei riflessi verde chiaro. Lato positivo è che durano tantissimo. Il problema di questi eyeliner, a mio giudizio, è che si seccano molto facilmente. Quindi, se avete qualche consiglio per riavvivare questi eyeliner che ho usato veramente, cioè, oddio, l'ho usato, non l'ho usato poco,
Datemi un consiglio, perché comunque è un colore bellissimo. Questo è il 4 I Love NYC, I Love New York. Mi piace tantissimo come base. Se voi mettete questo, voi mettete un bel verde, come potrei pensare adesso al verde come pacifico della palette di Giuliana, tanto per non spostarmi dalla mia passione, degli ultimi tempi. Secondo me è fantastico, perché esalta il colore e dà una durata per tutto il giorno, senza primer e senza niente. Quindi questi sono buonissimi. Peccato, peccato che purtroppo si secchino in fretta, diciamo. Altro della stessa linea che ho riesumato è il color marrone, ovviamente. Questo possiamo dire che è un marrone caldo, non è caldissimo, è molto molto scuro. Questo è fantastico come eyeliner, ma è chiaramente fantastico l'uso che faccio io solitamente, appunto, come base. È lo 02 London Baby. Questi li trovate, ragazzi, io almeno nell'UVS della mia città, questi li, insomma, ho visto che ci sono spesso, quindi ripeto, se siete delle ragazze che lo usate spesso, quindi magari riuscite a utilizzarlo senza che non si secchi. Io l'eyeliner lo uso relativamente, però insomma sono comunque per il prezzo che hanno, insomma 3 euro, 2,90 euro credo, sono dei buoni prodotti. Poi per quanto riguarda sempre gli occhi, una base che ho ritrovato, anche questa utilizzata tantissimo per truccare delle persone, insomma, del truccare delle clienti quando dovevano appunto fare delle, insomma, cerimonie, matrimoni, eccetera, eccetera. Solitamente non mi impappino, eh. Mi emozionate, lo sapete. Allora, è il primer della Pupa, il primer occhi. Allora, buonissimo primer, costoso, nel senso non costa come quello della Essence, però è un buon primer. Si presenta appunto con la sua spugnettina classica. Il colore è un beige, quindi diciamo che insomma tende anche a minimizzare i rossori, a rendere la palpebra insomma chiara, color beige, pronta alla stesura dell'ombretto. Il costo credo che sia sulle 10 euro, credo, se non qualcosina in più, dipende dalle profumerie. È un ottimo primer. Il problema è che a me mi si è seccato, non so, la texture mi si è, come se si fosse proprio impietrito all'interno, non lo so. Io questo adesso cercherò di usarlo su me stessa, perché non vorrei mai che le mie clienti divenissero un'allergia a causa mia. Non lo so, probabilmente non lo ricomprerò. Questo è un buon prodotto, però l'unica pecca è che, non lo so, è stato aperto il mio e quindi la scadenza è iniziata molto prima di quando poi l'ho iniziato a utilizzare io, quindi no, non lo so. È comunque un'ottima base, ragazzi, vi durano gli ombretti tutta la giornata. Poi, tre prodottini per labbra che io ho ripescato ed è, allora, uno che non della Kiko, sapete questi matitoni che... Allora, questo è un fantastico, questo ragazzi, un fantastico nude. Un nude che vira appunto all'aranciato, al beige. Ah, chiaramente è un nude caldo, non è un nude freddo, ma io ve lo consiglio perché sono molto morbidi, idratano, sono nella linea permanente, il costo credo che sia sulle 5,90 euro, ma lo trovate spesso in offerta. Questo era il numero 003 forse. Bellissimo prodotto, ve lo consiglio. Poi, ultimo prodottino, sempre della Kiko, di una collezione natalizia di 2 anni fa, e qua mi dite ancora, mi fai vedere una cosa che non trovo più. Allora, a parte che credo che ci siano qualche outlet della Kiko, quindi magari lo potete trovare, ed erano questi rossetti. Ovviamente era tutto dorato, io l'ho dovuto aggiustare perché mi perdeva i pezzi, mi sporcava tutto dentro la borsa. Molto molto bello, perché anche questo è un nude che io ho utilizzato molto, come potete vedere, ed è anch'esso un nude
Sempre sul marroncino, ma questa volta ha una punta di rosa. Quindi è bellissimo perché io adoro chiaramente quelli che hanno comunque sempre una punta di rosa antico, perché mi piacciono di più, hanno una, insomma, secondo me sul mio incarnato rendono di più. E poi quelli corallo li preferisco quando sono un po' più abbronzata durante l'estate, perché così veramente, ragazze, non lo so, sembra che mi sbattano, mi facciano ancora più bianca di quanto sono. Il prezzo chiaramente non lo ricordo, anche perché è stato un regalo, ed è il numero 602. E a me piace tanto perché comunque sono morbidi, sono burrosi, come direbbe la nostra amica Lucy, a cui mando un bacio grandissimo. E hanno anche una durata chiaramente relativa al fatto che non sono matte, quindi comunque hanno una buona durata per essere insomma, per essere un rossetto cremoso. Magari l'avete anche voi nella vostra cantina, e insomma io lo consiglio di ritirarlo fuori. Ultimo prodottino, e questa volta parliamo di uno smalto che a me piace tantissimo, ed è della linea base dell'Astre numero 44. Allora, è un mauve, quindi è un marroncino con molto molto viola, violetto. È un fantastico malva, e non è il classico rosso che vi presento sempre come colore invernale, ma secondo me è quello smalto che, se non vogliamo qualcosa di troppo impegnativo come il rosso e il bordeaux, è un fantastico smalto che sta benissimo con la carnagione chiara, insomma, in questo periodo, appunto, che è l'inverno, in cui comunque la maggior parte di noi tende a diventare dei fantasmini. Ed è molto bello perché comunque non smorza le mani, insomma, dà qualcosa in più senza essere impegnativo. Questa è la linea base dell'Astra, perché adesso comunque io ho visto che prevalentemente questa sta andando un po', insomma, ne stanno portando meno, però questa è la linea base, insomma, dovrebbe esserci insieme anche a quelli effetto gel, di cui non solo uno. È molto bello, mi piace molto. Costano all'incirca 4 euro. Hanno una buona tenuta, una buona stesura. Insomma, io ve li consiglio. Questi li trovate tranquillamente. Appunto, il numero 44. Ed è secondo me un bellissimo colore intermedio, diciamo, per questa stagione. E niente, ragazze, io credo di aver finito. Questi sicuramente insomma, li ho tolti fuori, quindi io li utilizzerò volentieri. Saluto Fede, ringrazio che mi ha dato la possibilità di, insomma, di fare questo video, quindi mi ha dato un'idea, uno spunto per chiacchierare anche un po' con voi. Sapete che mi piace tantissimo. Io riutilizzerò questi prodotti, sicuramente vi farò anche qualche make-up, se riesco, insomma, a organizzarmi la sistemazione, perché col tablet è un po' difficile fare tutorial perché non ha lo zoom, quindi è un po' un casino. Niente, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un bacio e al prossimo video. Ciao, ragazze!